È su mio buone idea, tuo frate che ha manco di buone testa è venne che non si fa vacanza con presenza e panza. E come sta facendo Girolamo, come sta facendo? È una settimana, mica finire un mondo. Ma se quando vieni l'ultima volta, un'ora sola, dico un'ora sola, mi sta facendo perdere un senso. Figuramone una settimana. Ma perché? Tu sei tanto meglio e non riesci. E chi ti assicuro? Oh, vedete pure tu la luce di pazzia, come sto fatto, sì. Ma almeno migliorò. Tu ricordi che prima cancia sempre ogni parola che dicia? Mo ricordo che mi rompea. Ora un cancecchio. E chi ci fa l'effetto contrario? Che fa ora? Un esempio per chi cancere. Vedi come sta facendo? Sì, però io me la cancere, io me la cancere. Il dottore accompagna la stazione senza farsene accorgere, perché è un nuovo piano di terapia. E poi ci sono pure le novità. Ecco tutti i novità, tu almeno mi mandi nell'aldilà. Ah, prima? E chi c'entrano da famosa pensione? Se vuoi, almeno te faccio una spesa. A seconda che si fece zitta, si vuole pure maritare. Si dice zitto! Sì, ma non ci vedo niente il ridere di io! Un magico quando è vicino all'altare! Scancio un bandino con sacristano! Ma almeno si può sapere questa santa donna! E come hai ido? No! Un poco più equilibrata! Un poco più equilibrata! Ogni tanto capita che esci fuori uno seminato, a bene come tu fai però! Un poco più equilibrata, dipende da quello che ci fa la convergenza, equilibrata! È un delitto senza novità! Sentiamo! Vieni insieme alla Itu! Potremmo combattere con uno, figuriamone con due! Ma che mi ci stai fuori da ormai sono in viaggio, non posso fare più niente. E poi, pensa che ci mettono un sacco di arretrati. Sei un sacco di arretrati! Ma che carincia vi stiamo attaccate, consumate e rovinate con tutto. Ciao papi! Ciao! Ciao! Mamma, io ero tedesca, vai a cattare, faccio belle magliettine e un paio di jeans. Allora c'è crisi! E pizza a crisi non passa mai, comunque ci sono gli sconti. Vi devo dire una cosa. Ho fatto un sogno troppo strano. Sì, che tu fai sogni noi male. Mi suonavo zio fortunato. Vero? Sì. Ma solo che invece di piangere come sempre, capa di funerale, questa volta rideva sempre. Oh, sì, lascio il sangue pure nel sogno. Fimmia è un segno, perché mi ha detto nipote e assai che non ci vediamo. Non ti preoccupare, magico, zio più tardi arriva. Di cosa come? Mi fa pure mamma, ti prego. Brutto. Ma io lascio sempre. Se siccome non ci sta assai, esce sempre. Piuttosto, la mamma ci è abituata di quando c'è con Mattio. Ma tu mi sa che c'è gente conosciuta. Ma che sei andato, Itu? Tu sei buona, vieni. Io carincia ne che adesso sono sciannato, adesso fricato, abbandonato e arramazzato.
Mamma, senti qua, e quanto resta a zio? Una settimana è sicuro. Ah. Aspetta, aspetta, Bicchi, c'è per il coca che sanno che assai. E come sto facendo? No, meglio un genio in meno, perché un genio è curto frate, un genio è una vita curto frate, una vita è. E vabbè, papà. A proposito, non te ne ca... disciagliati dopo, perché ancora un veritto che si chiama Rita la zita. Ma fa pure viva. Ah, zita! Maria, ma perché si fece pure zito? Da come? Da cito. Immagino che pazienza cavara a vivere. Oh, quale pazienza? È come aiuto, fuori, come aiuto. E vendo pure un siero. Ah, bello. Comunque, io non ci sto, perché con uno stava a chiossare fuori la cadincia. Con due io un mi ritiro completamente. Amica, tu qua devi collaborare, perché più presto qua, questa settimana, deve volare. Se la facciamo volare, papà, la facciamo volare. Babbio. E pazienza, papà, non ti preoccupare. Ma lisciare che quando diavolo la liscia vuole l'aria. E vuol dire che in questo frattempo... io ci scrocco quattro belle picciole, ah, così finalmente mi compro la magliettina corta corta con tutto l'ombelico di fuori, una bella minigonna molto corta e un bello paio di calzate. Ah, così mi picchiano pezzo! Un tassettiale, ma meglio con mia cata pazzia! Sente il cavere! Oh, ma cercate di finirla però! Io mi concentrare! Prima era uno, ora sono due! Concentrati, concentrati! Io già sono tutto concentrato, come un ruolo sono concentrati! Girolamo! Una ruota era difficile combattere con queste! Ora siamo un Urumila! Non ti scantare, papà! Urumila viene una volta ogni mille anni! Ma che siete spaventose, tutte loro! Comunque, io me ne chiedo di Giacomo che ancora mi mandò un messaggio. Questo Giacomo? Un amico. Oggi si dice così, un amico. No, ah, un amico. L'amico. Un amico. Vabbè, comunque me ne devo andare. Da Giacomo. Già, Giacomo, dici che non è da Giacomo. Ma che casi? Ma c'è il picciotto rufornaro, ma che ha fatto a fare la giasere? No, lascialo fuori. Ma c'è il tuo caffè? La calluccia lasere! Prego, si accorgi, prego, si accorgi. Buongiorno, non ce l'ho! Assino un cottino vuoi? Perché? C'era una canzone su tante mie. Yeah. E c'era il suo cantante che faceva una fettina di cocco e mi ritrovo di stucco con un leggero di stucco. Una fettina di cocco e lo muore nel mio cuore. Ma io non è ma ti sta a fare un karaoke napoletano a casa, ma che è? Ma che sei casciato? A voglia le parole che sa sì. Come mi fa ascoltare che vuole? Spalatini ma devi dire un bocconcini. Ti stai buttando ce ne via. Oh. Ma stasera mi porti quattro sfilati. Due pizzate, è una mafalda. Sì, ci sono poco dentro. Stasera venne un cogliendo da sozzi, da mancia massa. Sto cogliendo cosa? Che tu non puoi cambiare? Che tu ti sono chiesto? Ma a te che ti interessa? Ma poi questa educazione sta male, non l'ho capito. Amore, amore. Che tu sei lì, va. Come va? Come va? Ma io non lo so. Ah, cammino! Che c'è, non ci sono? Ti parla a come a sera? Ci porto a casa, non c'è, tutte cose in piese. Faccio spilatini, una mafaglia e un torcea. Che ti sapeva io, ma che ha in piese? A te uscire dietro, ad esempio, mi spaiterà la vita, sono picchito. E poi? Mi chiede un blocco di essere scritti a me. Allora, quattro spilatini. No, come può essere per la pena? Quattro? Quattro spilatini. Faccio spilatini. Ma te mosche le spilatini. Due pizziate. Due pizziate. Con la Z o con due sono? Una Z se scrive. Sicuro? Sicuro. 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 È una mafalda, a posto. È una mafalda, a posto. Allora un bambino hai. Dalle cammello cercherò di indicare già mi facesse vedere la pazienza. Allora,
sto picciotto ti ci vuole l'aglio. Mi ci vuole l'aglio. Dai, lasciamo piedi. Senti, più tu adesso. Mi dici che a tuo frate un facciamo con il nel nostro letto matrimoniale? Perché non tu per me? La volta volta io tu sei picchio uno scioletto e noi c'è un lettino e poi mi ha supportato pure i toperati e la volta volta mi stai sentire un letto. Ma che vuoi sul letto scinto? Un letto scinto, però sempre io del soffitto. Altre di te non avviamo e io su un ruolo. Magia mia, non ci potesse pigliare una pazzia a tutte le ore. Oh, ma sei fuso però! Ma sei già che ti sono pazze! Sono fuso, chiuso! È fuorioso! Andate, ci manca qui, io che è meglio. Ma io mi va a leggere il giornale, già mi stai facendo funne. Venivo proprio a travagliare. No. Ah. Oh, buongiorno! Buongiorno, signora! Scusate, volevo chiedervi un favore. Se possiamo con tutto il cuore! Mica del cubo in mano. Grazie di cuore. Sapete che mio fratello Emanuele studia psichiatria e sapete come si dice? Ho già tiro malandino. Dato che sta venendo suo fratello Fortunato, le volevo chiedere se per caso sa ogni tanto mio fratello potesse venire qua a fare un poco di pratica, potesse venirle ogni tanto ad osservarli, a studiarli, sa, dato che sono due, però basterebbe anche soltanto con uno dei due. Se due al pezzo di una, diventiamo oggetto di studio carino. Non si preoccupi, signora Rosetta. Dica a suo fratello che può venire quando vuole. Però fateci capire che dottore di testa. Ah, signora, lo studio non è come la pratica. Ma dico un po', ma come l'ha saputo che viene mio fratello? E lo diceva sua figlia Giovanna, lo stavo dicendo giù a tutti. Ed è stata lei stessa a dirlo a mio fratello. Ci mi sta bene una bebe panna lingua sotto. Senta, signora Rosetta, ma come mai ora parla così in italiano, tutto insieme in italiano? Da quando mio fratello si sta laureando, bisogna essere... Sa, mio padre ci teneva tanto che mio fratello prendesse la laurea. Diceva meglio psichiatria, perché in questa disciplina c'è solo da capire con la testa, non c'è da toccare, da vedere. Lo sapete che a mio fratello ci manca un poco di vista. È tutto vuoi. Ogni tanto, signora, ci faccio controllare a mio marito che è sulla buona strada. Mio fratello lo dice sempre, per impazzire non ci vuole niente. Bello con fuori. Va bene, signora, noi non si preoccupi. Va bene, signora, la ringrazio e grazie di cuore, grazie. Ma il cuore è a sinistra. Signora, il mio è talmente grande che si espande fino a destra. Grazie. Arrivederci. Essere più fine. Fino a ieri mangiavano caldo. Ma poi su soffrate che tutto vuoi. Ma questo è un sapico cuore a sinistra, oh. Ma dico io, ma poi su soffrati, che è tutto voi, ma come si sta laureando? Girolamo, ma come pare? Si studia a testa, mica si studia con l'occhio! Vale, quando mi ha fatto una partita a piedi, perché già io stai fornendo, va. Dale, io mi esco. Forse è meglio. Gentina, grazie di cuore. La signora Centina, ma se tagliate la prendo. La signora Centina è da, io sono Girola. Quando mi lavorerò, la sua manito, la vista, io la faccio sempre cade. Ma perché roba mia volesse capire? Io lo dico subito. Ma piglialo! Sa come si dice, in pratica una normale, o prima o poi finisce male. Questo quindi penso a me dare a mia, quando unisce perché sennò manca mai il tito biliardo che posso fare. Signor Girolamo, grazie di cuore. Prego, Manuele, ma quando ti laurendi? Presto, troppo presto. grazie di cuore. Emanuele,
pagare quando un favore si può fare. Signora Recettina, adesso vado, devo andare a studiare. Tra un mese devo dare la tesi. Signora Recettina, mi viene il mal di pancia con la tesi. Ma me la cura, fettura minchiuma. Ci vediamo. Io ci vedo, tu sappi tu. No, dico, ci vediamo dopo, grazie. Prego, grazie. Prego, di qua, Emanuele, di qua, prego, prego, arrivederci. Arrivederci. Ma prego, di qua, Emanuele, di qua. Ma quando mi esce, che ha accanto un'antica fita tu per me frati? Perché se arriva a me frati un giovanetto di mangiare, c'è la buccia. Quando voglio ne esce, levamo più spicciare, che è meglio. Mamma, dice Emanuele. È orfo totale. Che ci posso fare, mamma? No, niente, solo che mi scancio per Dio. Cos'è che mi risponde? Signora Cettina, era a casa e si trova fuori prima di me. Dire che io sono uscita fuori prima di lei. Ci si mette sempre a sciogliere tutte le mani. E che ne faccio io, madre, che ne faccio? Io mi esce di chi da tanto non fica che puzzino. Ora vieno, tu stati lì, cioè, mi raccomando. Dentro devo stare. Sì, perché io ora vengo. Ma io soffro. No, non soffrire che io sto parlando. Sì, però spicciati perché devo uscire. Perfetto, ciao, mamma. Ciao. Vabbè, sono Giacomo, ne approfitto. Conosco la poltrona, sempre quella, E come te ne aspetta molto? La rete di sicurezza Munin è controllata una casa di prima. La poltrona. Ma che conviene, questa seconda che mi conviene? Fantonato! Ma che pensi a che cosa, Rita? Fantonato! Perché se mi sono mai posto? Io ero mi salta, com'è che la mi tocca? Appunto, quando io già si vede mi sono addo posto, com'è sto fatto? Ah, il bastone! Non l'abbiamo girato! Comunque, Fantonato, io ero mi sono sisto da, perciò per favore mi fai mettere al mio posto! Appunto, hai ragione, Rita! No, Rita, quando io già sivo, era mi sono a due posti e tu ne mi sono ricca, quindi ti ammetti di ricca. Fortunato, un po' di essere, io già sivo, era mi sono a due posti, calmici d'uomo, perciò vuoi dire che era mi sono da, e tu ne mi sono ca, perciò vieni ca e ti metti ca. Appunto, quando io già sivo era mi sono duoco, come che tu sta a finire ricca? Ma se te non ce va a finire, a finire sempre ricca, ma di duoco, se finire sempre in oceano. Mettiti ca e basta! Hai ragione, Rita. Allora noi ci siamo messi giuste. È un bastone quando è cosa ho visto. Giriamolo. Ecco. Ok. Ora, amore, andiamo indietro che si se passe. Non sbagliare. Ma chi c'è Coccheruno?
mettermi un poco di musica per mi svago, perché stare dentro proprio io non me la fido. Ma no, a così che ci va a montia essa! A così! No! A così ci va a nebbiare sangue! A me che ne per cantia essa! Un mega fresco, vero? È bella, vero? Sì, bella, bellissima! Zio, e come si chiama a piccinita? Io ci vorrei mettere sfasata! Invece tua zia disse, fortunato, meglio pazzuotica! E come dici che ti piace il suono? Bello che ti piace! Sì, mi piace! Bello! Fortunato, pure sulla volta sola, bello, eh! Non c'è buote! C'è buote, a voce forte! Tre volte, vabbè! Tre volte. Bello! Ma che qualche cosa che ci mettevi sopra? È troppo pesante, non è troppo leggero. No, vabbè. Fortunato, a piscinetta va a mangiare, ci va a pigliare un latte. E qual è il problema, Rita? Ce ne faccio accattare una bella caitaria, no? E ti riempiano? E ma piscinetta va a crescere. Ma ti chiami sempre Giovanna? E certo, come mi chiamare? Questa è Rita, è tutta la mia vita! Piacere! Piacere! Non si dica che è chi? Rita, è Rituzza! È tutta la Rituzza! Ma non sentiamo sta casa, passo mezz'ora, toppiamo una quattro case prima. Poi intesa musica, e io, fortunato, tuo zio, scaccio, capivo che chi sei la casa. Qua Rita, la chiamare zia, capisse? Sì. Zia, la chiamare. Sì, zia. Avete in mente che siamo maritati. Perché volevo fare zitto, però. Certo. Che bello, sono contenta. Perché che potevi essere scontenta? No. Vincia, sono tutte tutte contente. Lupo, tutte cose. No. Tutte cose sono. No. Sono tutti contenti, siamo calmati. Tutte! Come chiama? Io sono una fra! Povette cassetto, però quando io giro non voglio essere né chiamato, né disturbato e né interrompato, perché sennò poi mi sento male, non posso suare e posso fare danno! Va bene, ciao! 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 Ti presento a Rita! È tutta la mia vita! Rituzza! È tutta la mia Rituzza! Ma te la sera e la notte! Mamma! Io mi vado a sentare la stanzetta! Va bene! Ma sta casa! Quante stanze ave? Quattro! E che ne carriera non ne siamo nati! Allora della cinque fuori avevamo 50 stanze e poi che te si voglia! Ma che se vado della cinque fuori mica lo stesso! Ah, capito! Ma ti chiami sempre Cettina tu? Ma certo, frate! Fegato ce n'è, tu sai che a me mi piace fegato! Io non ti accattavo! Ah, sono due volte che mi piace!
e non vuole. Ma dimmi una cosa, ma come ti conosciste con Pulita? Era un poco fare di essa, mischinietta. Io, poi tornato. A sogno di entrare di essa. Mi sono stato vicino, Rita? Ah, ho capito, frate. Ma avevi pulito il piede del Piero. Assai. Tu sei contenta di quitta la compagnia? Cacietto! C'è la casa bella chinachina! Ora però va a cattare qua nome! Che a Rita! Ti piace assai a qua nome! Ah, va! Vuoi tornare a fare ciò? Perché mi attiglio! Ma tanto che ci vai, va bene, frate? Guarda! Subito c'è chi, perché snobba il fuoco e rompo tutte le cose! Facci via! Ma chi sei sempre tuo marito? Cacietto, fortunato! Ah, ci che andare, ma mi sta pigliando lo zoo! Rimaneva che l'avevi canciato! No! Buongiorno, signor! Buongiorno, ma sei bella! Ma lo dai, stai! Ti vieni prima, Rita! Non lo farei più, perché se poi mi arrabbio, poi il fuoco e rompo che tu non mi viene prima! O peggio! E che apprezza come viene prima, tu chi preferisci? Tutte le cose buone sono. Ti presento a Rita e tutta la mia vita. Un piacere. Pure la tua mano. E quando me l'assa? Sogno cognato. A quale cognato? O marito mio suono? Sì, io l'ho capito. Ma ti chiami sempre Girolamo? Girolamo fortunato, no Girolamo! Girolamo fortunato! Ma non nome hai! Ma così di pazza! Ma io fa un direttore! Un direttore, brava Rita! Ma tu devi sta a casa! Ecco, ricci! No, no! Quando ci sogno io, non ci sono pagiona, ci sono mezzona! A proposito, sorella è sempre chiedo. Cacietto! Mi raccomando, canciatelo, perché ora vengo ogni mese in vacanza. Mi sei copriato! Fortunato, ma se pensi ci rompe se tu. No, io sogno siciliano, io te siciliana. A casa la mia, mica male la mia, peccava che cosa contare? No, no. E allora arrivi. Uno può arrivare. Tutti, Rita, accomodati. Che tempo lo tocco? È come se fosse rientrato a casa. Io ci fossi in ciao. Grazie. Rina, ma chi è sta fede? Ciao, volati per la messionetta! Che schifo! Certo, sei destrata, è pure di montagna! All'hotel, fanno gara, facciamo una risopia! Ancora un momento, muovetevi! Stai venendo, fata! Vai! Stai venendo! In che tipo è molle? Vecchio, meno silvestro! Io sto venendo, l'appuntamento è su ogni ritardo, sai? Scimpanzé! Bello quando mi chiami scimpanzé, scimmietta! Scimmietta, scimpanzé! E meno male che ho buttato la tazza! Ma me li stanno arrivando a piedi! Se li sta piando! Ma mica quando sarà la mia scimmietta? Dovendo mangiare un po'! Buono, fortunato, buono! Mi piaccia! Per la mia casa, fai di questa rocca, la messa sfasciata in San Mia. Girolamo, uno farà arrabbiare però. Ma dice via? Uno farà arrabbiare. Facci! Ma che schifo io? Facci! Grazie Piano. Arte, come piace come venisse. Troppo moscio, troppo io, troppo lascio. Mattina se non eri messo e baci più veloci. Uno. Baci più veloci. Se contiamo, baci più veloci. Alto, troppo triste. C'è chi ricca allegro come tuo cognato. Ma c'è che essere contento.
Infatti, c'è un ingesso mio. È pieno che metti l'aria pura, io te l'avevo detto. Usi aria pura, malattia sicura. Scusate, è meglio che ora vita a quei cari. Che dici, Detuzza, noi ci siamo stanchi camminare con un brombro. Ma così ni lavavamo, ni sciacquavamo, ni facevamo doccia. Ecco, ma lavate i caffè freddo. Laico, fai laico, laico, mettete da. Laico. Dita, dai. Il suo nome è Donna Rosa. Caramello. Veramente deliziosa. E buone. Si chiama messa in mezza. Hai donato come batteri mago. Battiti in mano a metà. Battiti in mano a metà. Con i piatti. A buoceli, con battiti in mano a metà. Bettina, cicchiati l'acqua del buon bagno. Picchiati di tuzza, sangue mio, a messa in mezza. Non li soppuette cattivo d'oro. Che bello, di sua, ma va bene, dai, io ti va a riposare. E quando vi susito ne trovati, e perché sei maccata la guarume? 5 kg hanno acquattati. 5 kg. Mi facessi lasci. Guarda che bella. Bella! Bella di mamma! Bella di mamma! Mamma! 4 L! Ma voi non ci siete, non ci siete, che niente riesce a nuotare! Ma ci siamo in vacanza! Vita persona! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Dio ci scansa e libera da pazzia! Santissima Maria! Sono cucina, so sore e so zia! Ora pare che siamo chiusi dentro una cana! Non vedo l'ora da passare questa settimana! Papà, pazienza e coraggio! Papà, pila che ne mangi! Quando vanno in bagno ci vanno abbrazzati! Basta con chiamare a mia per essere il suo iaro! Ma comunque a mio mi pare che migliorò. Ci ci lasci di vedere, scusate. Ma che prima che se ne vanno, chico che vogliono fare? Non lo so. La situazione è pesante, perché c'è sta amica? Ma quale amica amica? Prima sono maritata, poi se fanno zitti e poi diventate cognati. Si contenta? Cioè, papà, io me ne volessi Giacomo a sentirmi un poco di musica. Giacomo, Giacomo, come ne vai di Giacomo? A me ame mi fanno Giacomo, Giacomo. E vabbè, Girolamo, lascia perdere, dai, mi scemo. Mi scemo. Andiamo a fare un'antichetta e spisa. I dottori vogliono che lasciamo un'antichetta sole. Ma quale sole è sole? Tu non hai capito niente. Chissà, non ci faccio le onna. Nettano fuori casa. A casa affittata non ne potevo io. E allora ci comincia a struccare i primi piccioli, papà, non ti preoccupare. Da desegare la carta da maglietta con l'obelisco in fuori, si entra? Non ci vuole, tu sì. E dice? E che sto uscendo e tempo più tardi. Non è più tardi. Vado da Giacomo. All'8 ti voglio rincia. All'8 e mezzo. Giacomo, Giacomo. Arrivi, arrivi, arrivi! Ma lì c'è Cagnè, non c'è! Ma chi fa bagnera della poeta? Arrivi, arrivi, arrivi! Ma non uscimo unito, eh! Ma vada, pici, mi fai così! Quando ci va grafo! Cagnè, un arrivo, fate! Dai, Cagnè, no? Arrivi, 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 arrivi! Tutto lo mio! Oh no, io ci metto di panini da pure cavolo. Ma allora sei un luogo vero, però. Perché ti ordinavo panini? Quale panini? Ma come può fare? Sbagliarsi a dire. Ma perché ha panirato la porta? Mi vuoi spiegare? Per fare presente. Per fare presente. Hai passato e ti porto un megafono a cuscire senza il tuo condominio, che dici? Ah,
Me li puso sti panini a cibo a poi. Aspetta, se la concio. Ah, Don Giro, mi confondi. La poi te l'ho lato, la signora Mannelli, te la signora Mannelli. La signora Mannella. Io sapevo. Sapevi, gli altri a quei bisogni ti licenziano. O ti portano a Roma, all'hotel lì mio cognato. Chi sono questa mente? Vabbè, capo voi. Bene, bene, porta con me il vanno. Va bene, va bene. Ci sono pure io, ci manca solo un picciotto con pugnaro cascia mia e siamo a completo, guarda, siamo a completo. Lascia perdere Girolamo, te lo dico di nuovo, dai, mi scemo. E facciamo un Emanuele, avvisiamo che i picciotti sono nuccati. Ah, un pizzicaggi, capite appena si incoccia. Cara mia, quando il gatto non c'è, a sapere che i topi abbaiano. Vabbè. E fino a... Ma come sei ancora qua? Stiamo nascendo. Dimmi, adesso può essere tacchi per rinascere, uappo? Adre tuzza, adre tuzza, ci fa male la ricca, c'è un bel pistacchio. Un cinè, fortunato. A catta, non tu scuitare. Va bene, va bene. Guarda a catta. Io allora che mi faccio zitto. E tu però non sai io. E sta casa, ce n'è differenza. Non lo so, chi è un hotel di prima categoria? Io preferisco qua. Anzi, sono troppo cristiane e sane. Non lo so, sono tutte pazze. Non lo so, non mi piace. Ma dai! Che bello quando mi chiami Simpanza e Scimmietta. Che bello quando mi chiami Scimmietta. E me lo guarda che tocca a me abbracciare. A me o a te? Anche io non ricordo. E fallo tu. No, fallo tu. No, Rita, noi siamo educati, lo devi fare tu, perché tu venisti per ultima. No, fallo tu, si fa te. La fare tu. No, tu. La fare tu. Io tu. No, io. Allora facciamo tu, ecco. Che se riesci, vincio io. Che peccato riesci, vinci tu. I miei, e tu, e mie, tu, e mie, e tua. Ecco, sono 16. Ah, oh, no! Sì. Vincioso! Vai che rompe la vanno panino! Vai che rompe la vanno panino! Mi pare parlare, faccio due. Che se ne sta che hanno? Prima di parlare, da dire quanto sono chiesto, vieni qua, mettete qua, uno te dico io, qua! Qua, ma mi da dire quanto sono chiesto, vieni qua! 20! Allora vincevo io! Ne scete allora, ne scete! E chi siamo impegnati, aspettate fuori! Vale, chiamo io, aspettate fuori! E te venne! E te venne, ciao! Aspettavo il nostro anno! Non lo puoi tu con quale razza a cominciare? Cocchito sinistro o cocchito destro? Ha cominciato cocchito, lo sento! Hai fatto un patare che è l'occhio? Fortunato! Si matto un po' l'occhio! Oh, ti sento! Si matto un parecchio, non ti vero! Come facciamo? Abbracciamone! Non posso sparare, non posso tutte cose troppo. La nostra casa, vedo un po' io prima di tassi. Non si mi va tanto. Ma è tornato, mi metto in mezzo parte. Se si cancia la dritta. A me mica. Le tu sta me le tu passi. No, ti ascoltami. La prossima volta dopo io. Dopo lì? Sì. È in casa la nostra volta. Una strada buona? Vai in zia e ci faccia ripiare!
Quanto l'hanno facisse, vale? Ah, che poi ti sente buona. Aspetta, io però poco fa non c'ero. Metti ancora. Vieni qua! Ma cosa rompi dove fai? Chiediti qua il mobile. Respiri meglio ora? No, devo andare in bagno. Devi fare la pipì. Ma questo mobile è quello, la dritta. Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Guarda, siete che tenatura. Prego, prego, già siete, già siete, accomodatevi. Alice! E sì, aspettate fuori! Fuori, fuori! Fuori, fuori! Quando noi ci richiamiamo? Perché? Dobbiamo essere educati noi! Vabbè, chiamali! Ma così noi avevamo pensiero! Prego, ora potete giassere, ci vuole educazione nella vita, pura quotidiana. Buongiorno. Buongiorno. Ma che c'è con voi? C'è un colpo di vista. Sa, mio fratello è dottore, vi vuole conoscere, ti ha piacere. Allora io ti presento a Rita. Ci presenta Rita, questa è tutta la mia vita. Riduzza, è tutta riduzza. E che ore vedete? Venite! Comincia a sturgare. Scusi, signor lei, no. Questo dove siete ricco, ma... Scusi, volevo dire dove siete alloggiati, si trova a Roma, vero? E lei come sape? È stato in vacanza da... A me che c'entra che sono uno sciallogio? Dovrei andarci, so che in via Garibaldi volevo sapere e che altezza si trova. Ho questo piano, perché primo c'era un amico mio che morì con male alla prostituta. E al secondo piano, un altro amico con l'interus cerebrale. Ho detto per un'amica mia, che ci viene una chissà estetica. Che siete simpatici, ma ditemi una cosa, al quarto piano abitate assieme? Per ora no, perché siamo maritati, ma appena ti facciamo un sì di sé. Dottore, io qualche volta accuso qualche girone di testa, che potrebbe essere? C'è qualche ipertensione familiare? Ma quando mai? La prossima volta ci prendo la pressione. Ma qua vedi la pressione, io do il suono su ogni istante. No! Scusami che sto suono! Buongiorno! Buongiorno, signora! Buongiorno! Ciao! Abbiamo fatto conoscenza, sono due simpaticoni. Buongiorno! Grazie, grazie, grazie di cuore, grazie! Ho un cuore a sinistra, ogni po' grazie, grazie, un cuore a sinistra. E il mio cuore è talmente grande che si espande fino al fegato. Prego, prego, accomodatevi. Grazie, grazie, grazie. Prego, prego, accomodatevi, accomodatevi. Prego, dottore, dai, come chi ti cazzo sono all'ovelati in favore, che non capissero niente, un brano niente. E a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Perfetto, perfettissimo. Ci va a spiegare tante cose. Sape, dottore, nuace, allegra la famiglia. Sape, dottore, chi non rischia, non rasca. In tutte le cose è così, anche quando si gioca al grattatutto. Simpanzè. Che bello quando mi chiami simpanzè, scimmietto. Che bello quando mi chiami simpanzè. Giudale. Andiamo a coicare, signor Stone.
Settina! È tutto pronto? La stanza di letto, l'armadio, un bagno, e lenzuola! Se ti ultima niente, c'è un pittoso a costo grosso un lenzuolo! La cuccio finisce! Comunque, ora appena siamo una stanza di letto, occhio massimo silenzio! Luce assodate, perché non se ne va a calare niente! La mattina, non facete troppo traffico! È vero, quando ti bagno non facete rumore. Camminate per i scavosi e ho tirato acqua alla catinella. Quando l'indomani noi andiamo a bagno e dopo finiremo, voi ci giacete e tirate la catinella. Voglio che è genica liscia, non la scagnosa, perché poi mi vengono a mangiare su quello coletto. Avessi cacciato ogni ora e c'è menote. Colori chiari e mai scuri, perché a me i colori scuri mi fanno diventare triste. E basta! E piccola zia di muoio, Bettina con te a parte. Un bello piatto di latte, miso un aspelluango, un poco di caffè, 5 gocce di tè e 2 cucchiai di miele amaro. E poi ci metto un bel pompino di musica torrata, un goccio di noci, anzi, mi raccomando. A me una tazza marmellata con 5 gocce di caffè, un'uova alla coccolona. E decidevi di mettere i biscotti messi tutti qui al capo tavolino. I tovaglioli tutti gnocchicati, di 3 colori diversi, rosso, rosso e rosso. Grazie, non mi rilassare. Perché sei in vacanza. Emanuele, osservali. Studiali, sono tu pazzi veri, veri! Osserva, Emanuele, che mi chiede ci fa, si è, sono tu pazzi veri e io ci sto facendo cammariere. Però c'è da vedere tanto in questi due. Da vedere, quando ci vede la vista, da vedere. Bene, ora noi togliamo il disturbo perché abbiamo poco da fare. E ancora, signor Girolamo? Grazie di cuore, il mio cuore è talmente grande che si espande fino alla policiste, grazie, grazie di cuore, grazie. Prego, noi te sì, siamo consumati, siamo consumati. Come vuoi? Buon ritorno! Facciamo il dottor! Assistente! Piacere! Sono Rosa Culetto, infermiera per diletto! Ma buschi più sotto! Ma non è questo! Io sono l'infermiere personale di sua cognata Fortunato! Non hai detto che era dottore! Ma no! Guardate! Siamo dottore e pazzi, ci vogliamo capire? Ma siamo tutti dottori! Un rita! E io che ci parlo forte! Ma no, io non parlavo così! Io parlavo nell'ospedale, un manicomio, che dirò! Ah, ho capito! Scusi, ma lei a mia non mi pare tanto romano l'accento, mi sta picchiando per fissa! Ma poi non l'ho capito perché venne qua! Io sogno palermitano, ma di un giurista. Sono l'infermiere personale di suo cognato Fortunato e l'ho seguito dalla stazione fino a qui. E chi so? Ho capito, ma per sapere perché viene qua a me casa. Guardi, siamo qua che controllare ogni tanto a Fortunato e a Sozzino. Lo sa, questa è una nuova terapia! È una nuova terapia. E se fanno nascere fuori da me, ma che sosse voi? Ci mancava lui, cara amico tuo. Dottore, ma che sorpresa! Si è fatto il capo! Rosa, ma lei conosce? Fortunato! Cimpanzè!
mangiare una lattina sulla messa in mietto, non ti puoi mettere il chiodo! Saccio anche un fondo di tutto il chiodo. Tiravamo, chi se ho dottore Felice, un meglio amico che ha l'hotel a cinque cuori. E questa è l'infermiera Rosa, non l'hotel, hanno pure il d'azzurra. Il vetrino, comunque ti presentiamo, un saccio qua. Ti presentassimo senza mia? Presenta da arrivare! Arrivare da presentare! Faccia mano! Piacere, Giro! No, lei Giro, io ho un piacere! Sono il dottor Felice Mastroncio! Capivo, capivo, un bambino! Presento il sono! Piacere! Rosa, letto, anzi, Culetto Rosa, infermiera prodigiosa! Tale venisse da sentarsi, la gente come se fosse a mia casa. Ora lei, Rosa, si appropinquasse della sedia. Grazie, fortunato, mi appropinquo. Mi appropinquo. Ma fortunato, fortunato, ma noi non possiamo stare molto qua, perché c'è un cenno che ci aspetta. Un cenno? Ma caccia di mano! Bello, bello. Ma io non aspetta a nulla, però. Bello, E il mio cognato, prima sempre che a Mariere, vieno ci lo damo! Vieno, vieno! Quanto ma ti trovo il buon Luca? E che chi sei in casa, ma che bella! E d'ora in poi ci vengo ogni mese in vacanza! E cognato è contento, mi vuole sempre qua! Felicità! Ma che sta qui? Mi stai riposando? Però tanto un minuto che così ci faccio vincere i polmoni di bell'aria fino! No, 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 non è qua, lasciala stare, mischina, sarà stanca con un viaggio! Dottore! Un'altra volta, lo paziente, un'altra volta! Ma questi che è proprio un'izzaga, non sa pensare a cose piette! Ma, come ti trovi il capo? Ma certo che mi trovo buono! Mio cognato è un po' sfasato! Peggio lì! Tutta Marina! Fortunato, ora io mi metto io, mi dispiace! Perché già non dà spia. C'ho il pieno, io giro la lei per l'accumulato, lo tenga sott'occhio. Lì a secondi. A secondi, ma cosa fa parlare? Poi ci sentiamo per sapere come va questa nuova terapia! Fortunato, a valigia. Arrivederci. Signor Girolamo! Ti saluto. Mi raccomando, se ha bisogno di me, per Fortunato, videochiamami! Ti saluto! Andiamo con Rosa! Girolamo, io mi vado vuoto e mi raccomando, tu stai attento e sammi le guardia, mi raccomando. Sammi le guardia, ora mi picchio pure per cane, sammi le guardia, ma di via che siamo consumati, io non ce la faccio più. Ce la faccio più. Papà, chi siamo consumati? Chi sono resti io? Ma pensi che ci arriviamo una settimana così? Io penso di no. Perché forse me ne vado io in vacanza! Me ne vado io in vacanza! Me ne vado io in Mamma, mi sento male. Ma
faccina in aula. Ho fatto la nottata, non ho chiuso un occhio. Tu, solo tu. E di tutte le parrame, e io ci dicevo, zio, avete detto sono un nave. E invece lui ci diceva, e forse hanno di stomaco, facciamoci l'acqua con l'alloro. L'acqua con l'alloro. Ma che ci venisse a Inda? A Inda, al suo suono poi. Ma che c'incia io? Io ve lo sto dicendo, ma Pirucchio mi ha sentito e mi fa ridere. E siamo al primo giorno. Ma se tu lì non ci sei mai! Ma ti parla Inda? Ma se mi impegni? Comunque è un solo in Perù e ci vogliamo pure a bamba. Ma sono proprio fosse, auto di migliorare. Girolamo, ma tu non hai capito niente. Non capisci che è una nuova terapia. E poi c'è maturi come si comportano. Una nuova terapia. Io funno e ti ho fatto sapere che. Un saluto, se ne spone sto seando, se... Buongiorno! Buongiorno! Tu invece buono, frate? Ma quale ruolo in ricettina? La pizzerita, ne fici fare la nottata! Aiuto! Ah, i pizzeri non pace, ma ne fichi sono nei carriette! Sono grosse grosse! Speriamo che se notte ne fa dormire un altro. Speriamo! Ma guarda come si tranquillizzò, Girolamo! Ma lì allora, era ben a dire! Che se ne è! Però! Prima la vicenda si sentiva male! C'era troppo un rumore! Sapere come faceva questo rumore! Un solo dopo mi hanno levato alzando il nome della piccetta! Io avevo avuto un po' di sapere niente! Non sapere come fu, come fu a combinare il fortunato, i fichi la picci la signora accanto, avere un neonata, non ti fanno il traffico, chiancino! È un pannello nella piccetta! Quanto ce l'ho? Girolamo, bloccalo! Ma tu sei triste, quanto ce l'ho? Fortunato, fortunato, adesso a casa ci vado io! Fortunato, fortunato, ora scendi Rita! Scendi Rita! Sì! Scendi Rita! Ave Rita! Mi tozza la puzza! È vero, Girolamo, conosciamo una vicina a dire quattro! Un nuovo pure 8 ce ne dico! Ma siamo 12! Ma siamo 16, quattro più, quattro meno, che puoi danzare! Bravo, Girolamo! Bravo! Bambino bello! Mi fa rito, ma ancora ci pazzi ci riesce. Fortunato, avete detto a mangiare? Avete bisogno di un latte? Ma quale latte? Che do sano, che do tutto rompiezzo. Ah, sì, io capivo! Un latte che do sano, Girolamo, capisci? Che do tutto rompiezzo. Veramente non ha caputo niente. Così chiuso, adesso ti ha d'apre, è pazzo del profuso. Io vorrei il latte tutto in un pezzo. Senta, posso uccidere i miei figli allora. Il latte sano, quello intero, papà. Ah! Il latte è così, non capisce niente. Il latte è intero, non la caccia a mia figlia, la capisce tutto il cuore. Zio, siccome io devo uscire, tanto per cambiare, te lo compro io. Questa cosa è buona. Sì. No! Veramente che avessi testa a due miei, no? Non ti avessi mai niente e te ne accompagni. Pure io riesco, è un anno di condominio, ma ne vado, non ne va, va, te sa manca, non ne va, ne ricca. Io un tenere a te telega, quando ci sogno io, o padrone di sta casa, a noi non si ce va, ma già la tacciamo. Tu a tenere la picciretta, mi raccomando, alla nuandere, a tale siano giustamente, poi quando si sveglia c'è lo scioccio. No! O sotto ce la va a levare! No! O sotto
non ce la levare. No, non ce la levare. Non ti preoccupare, Fratici, sogno ca io, tu vattene tranquillo. Giovanna! Casa, non lo capisco che recita sta casa. Ecco la mia, l'ospite come me, dopo chi chiude, nuota. Mamma mia, ci mette un po' male. Casa di altri? Oh! Io? Non ho più conosco, tutto tutto il tempo a parlare. Io ci dicevo zio, a vicinità, sogno un nave. Ma invece ci diceva, questo è un po' di caso, diamoci l'acqua con l'alloro. L'acqua con l'alloro? Ma che ci vista, Ita, Ito, a suo suolo. Ma che c'è già io? Comunque io ci dicendo, non mi più ne ha sentito la mamma prima. E siamo ancora il primo giorno. Ma se tu non ci sei mai, che dici? Di no, non ho capito. Ma c'è la mazza che è finita. Hai capito? Ha avuto proprio forza, ha avuto che migliorare. Ma Girolamo, ma non capisci niente allora? Non hai capito che è una nuova terapia? Una nuova terapia? Io fumo e tu sai che se ne spalle sto seando, sei. Buongiorno! Buongiorno! Voi invece buona frate? Ma quale nuova in ricettina? La piccirita, ne fece fare la nottata! Hai tu! Ah? I pinzelli non fate, ma i figli sono le cariette! Sono grosse grosse! Andiamo che stanotte mi fa dormire la torta! Ma speriamo? Sì? Ma tagliano come si tranquilli e già! Ma... Natalia che sereno! Però! Prima la piccina si sentiva male, c'era dato un rumore. Volessi sapere come faceva sul rumore. Un solo che prima di andare in vacanza non doveva andare a piccina. Io li avevo, non potevo sapere niente. Volessi sapere come può combinare il suo danno. Come può? Girolamo, i figli la signora accanto. Hanno riunionata, non ti canci, non fanno traffico. Non parlerebbe la piccina. Quanto ce l'hai? Ce l'ho, la bombocchelo! Ma cos'è il mese, ca? Quanto ce l'hai? Fortunato, fortunato! Ora ci vai lui, fortunato! Ci vado io, tu hai saccato con la Cinerita! 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 Cinerita, la vita! Rituzza, la rituzza! Ora Girolamo, siamo nuovi, ci una mattina e quattro a chiste. Pure 8 ci ne riceve. Ma siamo rovesi? Ma siamo 16, faccio più, faccio meno, che importanza ha? Bravo Girolamo. Bambino, 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 e poi la mamma ti fa vedere la stella. Dammi, bambina bella. Fortunato, però che si dica che ho bisogno di un latte. Quale latte? Il tuo dottor Obietto, il tuo sano. Ah, sì, ho capito. Ci dono con capisti, il tuo sano, il tuo dottor Obietto. Veramente una capotonia. E quando mi ha fatto? Ho la testa della tabre, si è chiuso, è fatto malofoso. Il latte intero. Ah! Che genio che è mia figlia! E Dio mi piace! Sì che ti non capisci niente, c'è il latte intero! Zio, adesso sto uscendo, te lo vado a comprare io, perché sto uscendo, tanto per cambiare. Rita, leggero, cacciamo anche il latte. No. A capicciare da ruoi me, noi dovessimo essere una compagna, vero?
Ma ne va? Non ne va, non ne va, ne lecca. Io non tenderò a te telega. Ma non ci sogno io, o padrone di questa casa. Allora non si ce va, andiamo da cianco. Qua tenere la piccirina. Rachmanno taglia la sempre. Ma appena si sveglia ce l'ho un succio. No, un succio non ce la va a levare. No, un succio non ce la va a levare. No, un succio non ce la va. Non ti preoccupare, Franco, fatemi tranquillo. Tranquillo. Dai, Giovanni. A me dai, cammina. Andiamo. E via, è tutta sua madre. Cammina. Ci ha fatto un chiudo. Ci ha fatto un chiudo. Da Girolamo, sa se io andassi in nevando. Sa se io andassi in nevando. Ma prima che se ne vanno andiamo in ricovero. Ma così non mi ha capitato più. Ma oddio mio, e come facciamo? Non ci ha fatto più. Ma io, Girolamo, della bambola, non è un ciuccio. E fine. Fammi vicino con l'arte. Aspetta, fortunato. Sei il picciolo rullato, fortunato. Bravo Girolamo, bravo, buona Dio. Pure i picciole ci ha mangiato. Non ti fanno agitare. Pure i picciole. Pure i picciole. No, non ti agitare che ho sa Girolamo, che ti viene l'affanno. Che scelta? Che mi viene l'affanno. Chi so? Mi lascia senza mutare. Quando tu riesci. Perché a un momento esaurisci, perché ti salvavo. A un momento, mi sta prendendo un ictus cerebrale. Ma tu riesci, la stai esaurendo. Io devo dire, cara ragione, a me è veramente metà, non ne pare che mi ignorò. Però io ho cultura, ci ricco un po' di più sciagnati, me lo cuore. Non posso fare altrimenti, ha così un benicchio. Però prima mi farà segnare a delegare la pensione e capire sta reggiate che fine fecero. Vabbè, e qua è ora, cioè passa tutta confusione che c'è da sta casa. Ma qua è ora, andiamo a grappere l'aspre, comunque. Ma, un attimo, un momento. Buonasera! Signora Gentina, sa, dopo domani noi partiamo, andiamo a Roma, perché Emanuele deve passare una vista agli occhi, sa? Forse gli è migliorata! Come miglioro me fratto! Poi sa, pensiamo di andare a fare un giro nell'ospedale dove è ricoverato suo fratello. Ah, infatti, prima di partire vorrei, diciamo, così, a me esaminarle un paio di volte ancora, perché prima di visitare la clinica vorrei, diciamo così, senza andare in fondo, diciamo così, perché se uno va in fondo a certe imprevedibili circostanze, diciamo così, dove finiamo? Ah, gioia, ha visto questa menazzatina, finiamo in fondo, diciamo così! Quando parla così bene, rimango incantevole. Prego, accomodate, sul divano, prego, grazie, Emanuele, si accomodi, Emanuele. Non mi rompesse tutte le cose, Emanuele, si accomodi. Un certo esso, ma con la macchina posso camminare. Fici ma c'è andare e mi mise sotto un cane. Fici ma c'è avanti e mi mise sotto un'altra. Io ce ne fu niente. Signor Girolamo, signor Girolamo, ci vuole serenità, tranquillità, calma, sangue freddo. Oh, ma povero mi si avvicina. Essere ottimisti. Emanuele, se non
secondo te il signor Girona è perché così vecchietto? Sentiamo questi chiacchi, ma vede, in questa situazione, diciamo, così, che sta attraversando, diciamo, così, è normale che una sorta di convivenza, diciamo così, in questa situazione così fondamentale, diciamo così, che si crea una situazione nella quale se il rapporto viene a mancare si crea confusione. Il cervello è in una situazione particolare, diciamo così, ma passerà. Avevo solo diciamo così. Quando mio fratello si esprime con questi termini tecnici, se non fosse sua sorella me ne innamorerei. Ma le mie si può picchiare pure quando non parla. Girolamo, Emanuele vi... signora, la prego, la prego! Il dottor Emanuele! Serve anche per dare carica a mio fratello! Ah, mi scusi, mi scusi! Prego, prego! Girolamo, Emanuele è il dottore! Senti, per favore, prima devi dire il dottore e poi Emanuele, altrimenti si ci scadi la tua! Ah, il dottore Emanuele, prima di partire, i tuoi leggiati. Sa signora, io ho capito di quel poco che ho visto che suo fratello non è proprio pazzo, 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 cioè quattro volte pazzo. Ah sì, e com'è fratello? Pazzo riesce in volte, tu ricordi? Pazzo una sola volta. Lo stesso fatto che hanno dato per nome, diciamo, sì, alla bambola paziotica significa che sono piene di creatività, si divertono giocando, sapendo e non sapendo che giocando si divertono, la loro pazzia inconsapevolmente, diciamo così, diventa più serena. Ma che cazzo dici? Se mio fratello è arrivato a questa conclusione vuol dire che è così. Amore, quando apre la sua bombuccia! Ma per ora pure dove si trova? A Villa Gioia! Fare un po' di spesa, così si svagano! Bene, anche noi adesso dobbiamo andare a fare spesa, ritorniamo più tardi se non disturbiamo naturalmente. No. E ancora grazie di cuore. Il mio cuore è così grande che si espande fino alla policiste. Grazie. Grazie di cuore! Oh Gabriele, Emanuele, prego! Emanuele, a chi c'è il suo cuore? Ci si spande fino a un tocco. Qua è stato fatto da servita, qui ci vuole. Intanto si sta laureando. Ma chi sta laureando? Ha 20 anni che stiamo a laureare. Per favore non me ne siete più raccompagnati, perché ci potevi andare tu e tu. Che succede io? Sono uno cimitero. Muriero! Che cosa stai? Papà, sono vivi, calma. Che notizia mi vuoi? No. E tu stai spiegando, non dovevano comprare il latte tutto ad un pezzo? E poi distruggessero il panificio? Maria! E un zio Giovanni vanno a mettere un latte, si spoglia in vita quella pazza e ci fa... Croccante! Un latte croccante! Sì! E non male che c'era Carmelo!
Ma dove ci sta? Ritorno, ritornerò!
Mosirangelo! Guardi, Mirko, è vero che abbiamo Mosirangelo? Sì, papà! Bellissimo! È vero che abbiamo Mosirangelo? Russo, io mi stavo addormiscendo, sta facendo le foto per farla partecipare a Sanremo. Almeno sai come in all'hotel. Nella pizza, appena ti sei cantare, svenio! Ma questa nella pizza? Ma come, papà, la stampante? Nella pizza! Ah, nella pizza! Casa sente cantare o filo ci arriva. Quando non riesce, a cantare su può essere. Eh no, chi t'asce l'uopo? Quindi la si mettono male. Ora sì, dai, ma capiamo a colco. Ma mettere tu! Ci chiede dritta, ci fa senso. Avanti che a me miette, a fa spaghiere tutta! Rompono tutte le cose. No, no, fidati, non rompono niente. A Costini? Sì. A chi ci dice? Che dobbiamo andare dal dentista. Dal dentista? Sì. Vabbè. Senti qua, fortunato. Ma già mi riesce a mattino dentista perché... Mi qua... fa male il canino. E qua ci appare il canino. Sì, ma ti prendo la luce di viento. Senti qua. Mentre passe, chiamiamo tutto le cacciole se parlare. Siamo sicuri! Facciamo il titanico! We fall wherever you are! Buongiorno! 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 A lei si chiama dottore! Vabbè, ci voleva dire! A mio cognato mi preoccupa! Non lo so, non mi pare tanto buona idea questa! Avete detto le cose! Un respiro buono! Vedozza! Tutta me vedozza! Ogni tanto! Ti parla e lo suore ci so piare! A proposito, quante come lo sperate? Benissimo, benissimo! Sa mio marito professore dei polmoni, lo diceva sempre... Donato, professore dei polmoni! Quello che c'era pure là, alla clinica 5 cuori! Professore era un uomo, e dei polmoni il cognome! Sì. Dottore, ma mi dicesse una cosa? Ma che ti dici che il Girolamo è un po' spasato? Va bene, penso che, diciamo, così, lui sta attraversando un momento brutto, alle volte, diciamo, così, ci possono essere dei problemi, diciamo, così, tuttavia, si possono manifestare in un momento brutto, diciamo, così, senza che lui, tuttavia, vorrebbe, ma perché te la pensava io? Lui non dovrebbe, tuttavia! Ecco, tuttavia, il nulla lo sta a fare! Il Italia fa sempre tutta e sui santa! Sai, specialmente a via di matte! Tuttavia, osservali! Sì, signora, signora, siamo passato! Noi dopo domani partiamo, signora! Parate in silenzio! Avete vita, signora! Figlia, la signora è calma!
mi sanno fottendo. Io ci lavoro. Lo vedo che è un po' stanco. Adesso non mi vede tu ci filo, va. Grazie a voi, precisa. Analizzando e osservando questi venuti strani, ha potuto comprendere ancora meglio questo mondo. Un mondo strano, un mondo difficile. Signor Girolamo, ti auguro un futuro sereno, tranquillo, pieno di salute. Tuttavia, se dovesse avere dei problemi come suo cognato fortunato, io, dottore Emanuele, la curerò sempre gratis. Che bello futuro che mi auguro. Dottore Emanuele, ma lei pensa che mio fratello può peggiorare o può migliorare? Certo, il tempo a mia disposizione è stato poco per poter capire. Tuttavia, io ho potuto capire, diciamo così, che la situazione non mi sembra così nella sua fattispecie e nell'apparenza, diciamo così, così evanescente, ma è trasportata dal loro mondo, diciamo così, fantastico, creativo, diciamo così, difficile a capire. È proprio difficile capire. Un angelo! Rimango sempre stupefatta a sentirlo parlare così. Così. Ma dottore Emanuele, ma lei pensa che... Per favore, c'è chi? Non ci fare più domande perché io ho già capito tutto, diciamo così. Signor Fortunato! Ancora a casa. Domani andiamo a Roma e visiterò il suo grande hotel a 5 cuore. Vuole salutato qualcuno, diciamo così. Mi salutasse un amico di stanza, Sammato Letiessa. A me la mia amica Mazzarina. Come si potevano chiamare? Bene, adesso noi andiamo. E ancora grazie di cuore, grazie, arrivederci, prego, prego, Emanuele, grazie di cuore. Isso sarà un dottore chifio. Un dottore chifio, tu capiste? Come quando canta Rita è una vera cantante chifiocchi. A proposito, avrete sempre la bella sua voce. Ma sapere che ha una bella voce. Vedi che il dottore, questa è la stessa. Bettina, facci passare una visita dalla testa al cervello. Meglio prevenire che impazzire. A proposito, ora a cattedra ne hanno 5 kg di qualume, 3 kg di mosso e 2 kg di calcagnuolo. Ma quando faccio di capisci di mangiare, si fa fare un bel eruttino, così poteva zinchi di palmare di bell'aria fina. Ah! Quanto vai in bagno, già mi sta sentendo male. Ah, grazie, io in bagno. Prima Rita, chiama Rita, alla stai cassatiale. No, facciamo tenere a Girolamo, io vengo con te ad aiuto. Così è un mano super desitte. Siccome stasera mi fare un bagno, siccome non ci arrivo con spazzolone, mi voleva dire che avevo lavato in spazzettia. Sì, dei subati perché sennò che ci sono mangiare. Ma capi che io sto attento a scopo. Perché l'ho proprio io? E poi io? Ma sicuro? Sì, vai, che ci sono. Ma io
Buongiorno, noi siamo qui per comunicarle che la ristrutturazione della clinica si prolunga per un'altra settimana! Girolamo, mi raccomando, chiamami Tesoro Rosa, l'infermiera prodigiosa. Rosi, andiamo, vai. L'infermiera prodigiosa. Arrivederci. Ma io mi sono confusa. Come penso io? Avvicini. Un altro toccante. Di spalle pazziotica, l'aria pura, l'aria pazziotica, sta venendo. Papà, ma dove vai? Sta venendo. Yeah.
spettacolo Vito Ruggero per Audi e Luci, Rosanna Caramia per il trucco e Salvatore Riva per la fotografia. Arianna Manzella, suggeritrice. Thank you.